Percorrere la via della croce insieme ai poveri, agli esclusi della società e ai nuovi crocifissi della storia di oggi. Immergersi nella passione di Cristo per poter leggere le sofferenze dell'umanità. È stata vissuta così la Via Crucis organizzata nella parrocchia Santa Maria Regina Pacis con i senza fissa dimora che vivono nel centro di accoglienza straordinario promosso dalla Caritas diocesana dalla comunità di Ostia. Un gesto di vicinanza a quanti vivono una Via Crucis quotidiana per trovare nella croce di Cristo il segno della speranza che non delude. La Via Crucis di questa sera l'abbiamo pensata in collaborazione con la Caritas diocesana insieme al Cardinale ovviamente, per cercare di fare un momento da vivere insieme con i nostri ospiti in preparazione alla Pasqua, anche se sono di religioni e culture diverse, però loro più che altri incarnano il vero significato della Pasqua, proprio perché purtroppo sono chiamati a vivere una Via Crucis quotidiana. E allora questo segno vuole essere anche un modo per stare accanto a loro anche nella preghiera. Facciamo sta Via Crucis perché per me è importante. Questa per me è la sesta stazione, quella che Dio è stato praticamente negato da tutti, reietto da tutti, però qualcuno gli ha asciugato la faccia e l'ha accolto. Per me questo è qua. Ho trovato una famiglia e piano piano cerco di rimettermi in piedi. Il segno è proprio quello della speranza. Perché l'importante è proprio questo, saper unire tutte queste croci alla croce di Cristo per poter risorgere con Lui. Perché è un giorno speciale per me? Perché la Via Cruce, perché è la unione degli uomini con Dio, con nostro Signore.